Ciao a tutti ragazzi, oggi vi porto con me alla Val Grosina Trail. Sono le 4:50 del mattino, tra poco si parte, 13 minuti si parte, adesso vado alla partenza. Ha piovuto tutta notte e probabilmente pioverà anche di giorno, quindi ci sarà da divertirsi, ma iniziamo ad andare a fare la punzonatura che siamo in ritardo. Perfetto, mancano 30 secondi, ragazzi, ci siamo. Ladies and gentlemen, it's time, first edition of Val Grosina Trail 70K. Good luck to all of you. 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's go! Val Grosina Trail! Ciao ragazzi! Ciao! Ciao! Ciao Marco, sono pratico al ricordimento! Di seguito anche il numero. Anche il secondo ristoro è andato. Siamo al 15°. Che dire, lo sto rispettando a pieno la mia tabella oraria, sono contento per il momento. E niente, adesso saliamo. Beh, oddio, saliamo. Adesso vediamo un po', io spero che si inizi un po' a scendere anche, perché qua si sale soltanto. Niente, bello, per fortuna, guardate, per fortuna non c'è sole, ma si sta bene. Se fosse stato il sole, con tutte queste parti belle aperte, saremmo letteralmente morti, scusate. Vabbè, vado che sono a miei mazzi. Ma va, che bel spettacolo del lago. Ma che carino. Peccato che ci sia tutto questo freddo e non ci sia sole, sennò sarebbe veramente bello. Sono appena uscito dal ristoro del rifugio Eita, ma tutto bene, tutto tranquillo. Sto andando ad un'andatura davvero tranquilla, il che non mi dispiace. E niente, mangiato un panino, riposato un attimo, soprattutto mangiato, perché adesso ci aspettano 1000 qualcosa metri di dislivello. Mi è rimasto in cima a un passo al 2007-2008, quindi ci voleva mangiare un po'. Niente, adesso almeno 1.5 ore di salita. Ma va, che bella valle, davvero che bella. E noi probabilmente dobbiamo salire lassù. E niente, se continuo, cioè, adesso per intenderci, ci tocca salire per questo canalino in mezzo a quei due roccioni, tutto sfasciume, ci sarà da divertirsi. Ciao ragazzi! Ciao! Quando volevi che venisse a piovere, nel momento in cui sei nel punto più alto della gara, con tutto lo sfasciume, tutte le belle rocce bagnate, mi sembra giusto, e tuona anche. Meglio di così cosa può andare storto, no? Vabbè, pensiamo a scendere
che beccarsi un temporale 2008 non è mai una bella idea. Se dico brutta, parte. No, no, dice brutta, non ti dia niente. Ecco. Allora, faccio la clip adesso, che sono in un posto abbastanza tranquillo. Abbiamo affrontato tutto un sentiero esposto, veramente brutto, ma veramente veramente brutto, con un rischio altissimo di finire di sotto, e a mio parere un tratto così non ci deve essere una gara, perché io l'ho affrontato anche con rocce un po' bagnate, si scivola parecchio, e no, secondo me devono un attimo ripensare la gara ed eliminare quel tratto, perché è davvero troppo troppo brutto. Però per il resto è una gara molto bella. Ciao, buongiorno. Ciao. Tutto bene? Numero 24. Bravo. Adesso è discesa, vero? Tutta discesa adesso. Ottimo. Tutta discesa fino per un bel pezzo, 4-5. Ciao! Ciao! Fino all'87 le eravamo accettate, una parte alta. Sono appena uscito dal ristorio di Malghera. Ora siamo 49esimo chilometro, quindi dai, una ventina di chilometri siamo arrivati. Adesso mi aspettano più o meno 3 km 400 metri di dislivello e poi a posto. Poi un po' di sali scendi fino a Fusino e poi discesa, anche perché l'orologio dice che in teoria mancano 1000 di dislivello in questo momento, quindi niente, mi sto divertendo, mi sta piacendo, non sto facendo tanta fatica, ma la sono presa proprio abbastanza tranquilla e niente. Unica cosa, ci sono delle nuvole qua dietro di me che stanno tuonando, ma tuonando proprio cattive. Spero di non darvi di questo tipo di notizie nella prossima clip. Se gli corro vicino dici che si arrabbiano? No, no. Ok, grazie. Finisco di raccontarvi un attimo come è andata la gara, perché purtroppo agli ultimi chilometri mi si è spenta la camera e non sono riuscito a riprendere l'arrivo. Alla fine sono arrivato, mi sono davvero divertito. Questa è la medaglia che mi hanno dato, la medaglia di finisher della prima edizione della Val Grosina Trail da 70 km e 5000 metri di dislivello. Innanzitutto voglio fare un grande applauso all'organizzazione, perché comunque per essere una prima edizione, soprattutto di una gara anche abbastanza lunga, si sono comportati veramente tanto tanto bene. Ristori messi nei punti giusti, volontari messi nei punti giusti, non volontari un po' a destra, un po' a sinistra, ma nei punti più critici.
un'organizzazione generale davvero davvero buona, quindi davvero tanti complimenti all'organizzazione e all'organizzatore. Dal canto mio è stata una gara che mi è piaciuta davvero tanto e se volete farla l'anno prossimo ve la consiglio. Non è così tanto dura perché alla fine il dislivello è ben distribuito, si hanno un paio di salite iniziali, un pochino da 1.500-1.000 di dislivello, ma per il resto poi diventa veramente una bella gara. Panorami mozzafiato, purtroppo come avete visto quest'anno non c'era tanto sole, quindi i panorami non erano proprio così belli, ma se l'anno prossimo ci sarà sole diventerà una di quelle gare davvero da cuoricini sugli occhi perché ci sono dei punti veramente molto belli. Io mi sono divertito tantissimo, alla fine l'ho portata alla conclusione nel tempo che volevo, nel tempo che mi ero prefissato, quindi sono anche soddisfatto. E che altro dire, davvero è stata una gara molto molto bella e io ve la consiglio davvero tanto. Per me è stato un ottimo test anche per i prodotti che usciranno nelle prossime settimane. Infine volevo ringraziare Scarpa, in particolare Marco De Gasperi, per avermi invitato a questa prima edizione. Chissà che magari non parteciperemo anche alla seconda. Detto ciò ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto perché per me sarà un gran ricordo questa gara. E detto ciò, a questo punto ci vediamo nei prossimi video con le varie recensioni. Ciao!